L'ambulanza di Silenzio! È di questi giorni la triste notizia della messa in mobilità di 93 dipendenti tra Sodexo e Dussmann. Ci racconti cosa sta succedendo? Sì, sta succedendo che diciamo 4 giorni fa eravamo noi delegati in un'assemblea nella sede della CGIL dove diciamo una responsabile, un capo appalto diciamo, ha chiamato noi delegati che avevamo una lettera, ognuno personale, da poter ritirare, quindi ci siamo, Stesic Marlena è andata diciamo lì in ufficio a ritirarla e abbiamo aperto questa grande sorpresa di 54 lavoratori Sodexo che dal 1° novembre per esubero venivano messi a casa e abbiamo subito diciamo proclamato lo stato d'agitazione e subito preparando un'assemblea nella sede della CGIL dove lì si sono presentati 340 lavoratori della Sodexo, del settore delle pulizie. E nel frattempo abbiamo avuto un altro comunicato dicendo che non erano più 54 ma 78. Quindi immaginate, già siamo una categoria diciamo quella più debole perché nel nostro settore carichi di lavoro e orari purtroppo che impegnano una donna a stare fuori dalla mattina alle 5 e ritornare la sera, quindi per un misero stipendio appunto. E niente, noi pensiamo che questo diciamo questi ora scusate, sono andata un po' in confusione. Che siamo tanti. All'esubero abbiamo verificato che qui esubero non ce n'è perché tutti i lavoratori tutti i giorni fanno ore supplementari partendo da 10, 20, 30, 40, 50 anche a 160 ore di supplementare al mese. Quindi ci siamo chiesti come un licenziamento di 78 persone e chi lo pulisce l'ospedale quando andiamo a fare doppi turni oppure svuotature veloci e tiriamo via perché non ce la facciamo. Sono stati mandati 23 persone alla fine di settembre che erano state prese per sostituzione ferie, l'hanno messe diciamo tutti a casa, non sono stati rinnovati i contratti a nessuno. E oggi, a tutt'oggi, tutti i lavoratori hanno deciso di proclamare uno stato di agitazione. Ci siamo fermati davanti a un presidio, davanti al pronto soccorso e tutti intenzionati, diciamo tutti d'accordo con forza a proclamare uno stato d'agitazione e andare a oltranza con diciamo picchettaggi, iniziative, scioperi, incatenamenti, perché la gente ha deciso anche di incatenarsi per questa cosa qui, perché non la riteniamo giusta. E niente, lo spero che tutti insieme riusciamo a avere il prima possibile una risposta, perché questi giorni che già sono 4 giorni sono stati molto stressanti per tutti, perché mantenendo il lavoro, fermarsi qui davanti dalla mattina alle 6 fino alla sera, per ora alle 10:30, da domani abbiamo deciso di dormirci anche. Quindi chiediamo aiuto a tutti, a tutte le sigle che ci possano essere. Sindacali non so. È nel caos più totale. Sinceramente qui ci sono donne, ci sono delle donne che vengono da lontano, sono a 13 ore settimanali, 15, massimo a 20 ore, vengono da lontano, ci sono quelle anche a 40 ore e non si sa qui il nostro avvenire qual è. E non abbiamo, se domani ci licenziano, non abbiamo né cassa integrazione, non abbiamo nulla, si va a 0 ore a casa. E tutte queste donne cosa si fanno? Ci sono ragazze madri separate, ci sono figli a carico, mogli che i mariti non lavorano più e devono portare a casa le mangiare, gente anche da sola che si deve mantenere. Si deve mantenere, ma i figli, chi c'ha il mutuo, le pagamenti, le disperazioni, sinceramente. Parlate!
e c'è gente come questa dottoressa, c'è un marito disoccupato, mia figliola a carico, una figliola a carico, io sono separata con una figliola a carico, con uno stipendio sopra, quando hanno levato il mio stipendio si va a mangiare al pagliaio, come si dice a carcere, perché si va a mangiare a casa dell'azienda, perché voglio dire si va nemmeno alla mensa, perché licenziano tutti anche lì, no, licenzieranno anche lì, perché lì ci abbiamo un muro. E insomma non mi sembra giusto, perché insomma con tutti i tagli che hanno fatto, se no si potrebbe anche andare a casa se ci danno il vitalizio, non è che dice, qualcosa loro. C'è gente che qui ha voglia di lavorare e che vengono a dire che non c'è lavoro, c'è gente che deve fare doppie domeniche, che c'è sempre in turno, devono andare a tappare la mattina, manca sempre personale. È possibile che poi devono levare 94 persone? Mi sembra che cioè, una cosa fuori dal normale. Anche perché nessuno fa le sue ore di contratto. No, le fanno tutte di più. A tutte di più. Perché? Perché manca personale. Certo. Fanno, accoppiano i turni. In 6 ore devi fare 2 turni. 2 turni di magari di 8 ore. E lo devi fare in 6 ore. Cioè, non è una cosa regolare. Multinazionale, quando è subentrata in questa azienda, ha già tagliato all'inizio, ha tagliato, non ha aumentato carico di lavoro, è aumentata la metratura, carico di lavoro a ciascuna di noi in vari settori veramente in modo eccessivo, e ora oltretutto vogliono anche mandare via le persone. Chi rimane, che carico di lavoro dovrebbe avere? Cioè, come si fa a pulire questo ospedale? È un ospedale, si sta parlando di ospedale più grande d'Europa, come Pisa va avanti. Questo ospedale è sempre più bello, e in espansione, aprono 9 reparti, aprono 9 zone. Chi va a pulire questo? Qui mi sa che si sta parlando, scusa, si sta parlando in questa lettera che devono tagliare su spazi comuni, pulizie su spazi comuni. Però su questi spazi comuni passano pazienti che vanno nelle sale operatorie, che, allora cosa succede? Non è solo sala operatoria importante, ma è importante anche questo corridoio da pulire, perché lì sale prendono, passano i medici, passano gli infermieri, il bagno, cioè, tutti i servizi. E oggi noi puliamo, ma domani possiamo essere anche noi pazienti. Io se porto miei figli o vostri figli, vengono qui, devono essere sicura che in questo ospedale vengono malati, escono sani, non che entrano malati e escono ancora più malati.